Buonasera figliuoli, buonasera, come state? Come state? Tutto bene? Molto 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 bene, buonasera a tutti quanti figliuoli, siamo tornati alle pregenzioni, la rubrica più flammosa del web, la rubrica in cui io do i voti. Uh, secondo la mia scala di valutazione che tende ad essere estremamente, estremamente più bassa del normale, ma comunque, ma comunque, ma comunque. Uh, calcolata, argomentata, eccetera, eccetera, eccetera. Come sempre, ricordatevi che sono le mie analisi sui giochi. E quindi uh, queste rimangono, sono analisi che sono ponderate, sono analisi che derivano da uh, averli giocati uh, o tempo fa, o comu ma comunque sempre approfonditamente, o oggi o, o tempo fa, ma comunque sempre approfonditamente. E oggi in particolare ho selezionato uh, dei titoli estremamente difficili da recensire in realtà. Oddio, il primo in realtà no, uh, perché è un titolo che ha problemi. Problemi evidenti uh, ed è di cui si è discusso tantissimo in realtà. Uh, gli altri due invece sono terribilmente complicati. Terribilmente complicati. Ho deciso di recensire Anthem, ho deciso di recensire Deadly Premonition e ho deciso di recensire Metal Gear Solid 2. E Metal Gear Solid 2 è un titolo così difficile, difficile da valutare. Uh, che in tutta sincerità uh, per un po' ho pensato di aver pisciato fuori dal vaso e in effetti sono abbastanza convinto del fatto che stasera non riuscirò ad analizzarlo approfonditamente come meriterebbe perché Metal Gear Solid 2 è un esperimento veramente veramente particolare nel mondo del gaming con delle caratteristiche assolutamente assurde uh, che farò fatica a trattare approfonditamente ma ci proverò proverò se non altro nel tempo che mi è concesso di trattarlo il più dettagliatamente possibile. Sono tre giochi molto molto complessi. Non sono necessariamente quelli che hanno vinto le valutazioni Antem l'ha vinta la valutazione. Eh, gli altri due sono arrivati nella top 6, top 7 e ho deciso di farli semplicemente perché mi interessava no, mi interessava no. Comunque, comunque partiamo da quello più facile, per modo di dire, eh, grazie per il follow gamer Alf. Partiamo da Rude. Anthem, signori e signori, Anthem. Anthem è un gioco che è stato incredibilmente eh, discusso. Uh, Anthem è un, uh, un titolo in realtà di cui ho già avuto modo di approfondire l'Endgame Kalandorf. Ma la verità è che a livello di endgame non c'è molto da approfondire. Ma adesso ne parliamo più nel dettaglio. Uh, Anthem ovviamente io lo sto valutando nello stato in cui è adesso, perché il vantaggio delle pregenzioni, ne ho già discusso molte molte volte, è il fatto che io posso comunque riprenderle e aggiornarle in qualunque momento. Trattandosi comunque di mie recensioni. Io non sono limitato alle tempistiche dei siti. Quindi in una pregenzione Futura per dire se Anten dovesse migliorare sensibilmente, potrei anche decidere di alzare il voto per lo stato in cui è il gioco dopo. Eh, io lo valuto per lo stato in cui è attualmente, per lo stato in cui è l'endgame attualmente, per lo stato in cui il titolo eh, si è presentato al lancio con tutte le dovute modifiche, modifiche ovviamente eh, Cos'è Anthem? Partiamo dalle basi Anthem era l'ambizioso titolo di Bioware online che doveva per certi versi essere il loro Destiny no, hanno cercato in fase di marketing di non presentarlo così ma strutturalmente alla fine questo è eh, viene definito looter shooter, è un modo con cui si definiscono molti titoli al momento appunto: Destiny, The Division e Anthem grazie per l'iscrizione Ponfietto eh, si parla comunque di, di titoli estremamente ibridi che cercano diffondere, il gaming cooperativo tipico degli MMO eh, lo shooting con il loot appunto alla Diablo eh, e quindi si tenta fondamentalmente di creare un'esperienza con elementi GDR abbastanza marcati e fortemente cooperativa dove ci vuole coordinazione, dove ci vuole appunto cooperativa, dove il divertimento dipende moltissimo, grazie per l'iscrizione Gengiskan il divertimento dipende moltissimo anche da come si gioca con gli amici, da quanto si gioca con gli amici e da quanto ci si gode l'esperienza in compagnia, perché sono prodotti grazie per l'iscrizione Mafro, non per pensati per il single player, ma pensati principalmente con la cooperativa in mente. Sono prodotti pensati attorno all'online, sono prodotti in continua evoluzione, sono prodotti che vengono sviluppati uh, in realtà, che di norma partono come delle basi più o meno solide e poi vengono aggiornati nel tempo con nuovi contenuti, con nuove modifiche, con nuovi bilanciamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Che poi è il motivo per cui sono prodotti difficili da trattare. Cioè sono prodotti che partono e che molti valutano uh, secondo una, um, uh, cioè con una certa apertura cioè molti premiano giochi di questo tipo qua perché sono convinti o comunque consapevoli almeno in parte che i giochi verranno aggiornati e miglioreranno andando avanti quindi li valutano come una base impossibile crescita e la valutazione uh, va verso l'alto per questa motivazione uh, io normalmente tendo a non volerlo vedere così perché in realtà non ci si può aspettare necessariamente una uh, evoluzione positivissima ma da giochi di questo tipo possono fare anche errori, gli sviluppatori sono esseri umani, non è necessariamente detto che entro tot mesi un gioco che parte male eh, debba necessariamente essere un capolavoro tra un anno, eh, Destiny lo ha provato e comprovato, The Division ha provato e comprovato il contrario, nel senso che era partito un po' così così e poi è migliorato sensibilmente anche senza mai secondo me raggiungere dei livelli particolarmente alti, Anthem in questo caso lo stiamo valutando per quello che è al momento, e al momento è un gioco che ha delle problematiche. È un gioco che ha anche del grandissimo potenziale ed è un gioco che infatti le cui problematiche mi rendono abbastanza triste perché è un titolo che è uscito prima del tempo. Nonostante fosse già stato spostato, eh, per chi avesse, avesse seguito le vicende di Anthem è abbastanza evidente che BioWare avesse avuto delle problematiche a livello di sviluppo col gioco. Non è un gioco facile da sviluppare, e come ho detto più e più volte, il gioco usa il Frostbite. E il Frostbite è uno dei, dei motori meno flessibili e più difficili da gestire in circolazione. È diventato fondamentalmente il motore eh, di punta di Electronic Arts di tutti i suoi studi. Bio era scelto eh, consapevolmente di utilizzarlo per tutti i suoi titoli. È un motore graficamente eccezionale, è un motore dall'impatto eh, visivo assolutamente straordinario, eh, ma è un motore, come detto, estremamente poco flessibile, è un motore creato dai dice che inizialmente non l'avevano certo calcolato attorno alla flessibilità e a varie tipologie di giochi, la conseguenza diretta è che uh, a tutti gli effetti si tratta di un motore uh, difficile da gestire con generi di gioco che non sono necessariamente il fare lo sparto in prima persona figuriamoci poi quando devi creargli un'infrastruttura online persistente figuriamoci quando devi fare qualcosa come Anthem che era ambiziosissimo a livello proprio di gestione del gameplay in generale perché Anthem voleva essere una cosa molto evoluta voleva essere un titolo di questo tipo cioè un third person shooter con una forte componente cooperativa e online con un'incredibile mobilità con un'incredibile verticalità, e eh, a livello di gameplay, queste cose le fa. Cioè, Antem, a livello di gameplay, offre una mobilità assolutamente fantastica, offre delle sensazioni assolutamente notevolissime, offre una grande sensazione di potenza al giocatore. Perché? Perché si basa fondamentalmente su delle cazzo di tutte di Iron Man, che sono una figata allucinante sia esteticamente che a livello puramente di utilizzo, eh, che ti permettono di volare in giro per una mappa completamente aperta, eh, anche se è parzialmente istanziata in base a dove vai e in base alle missioni che devi fare, eh, e... Appunto, ti dà un'incredibile libertà di movimento. Ti dà un'incredibile libertà di gameplay e ti dà anche una notevole varietà di gameplay perché hai a tutti gli effetti quattro classi di tute con svariate abilità, con svariati ruoli che fanno dei disastri tutte e quattro. E comunque danno tutte e quattro una grande sensazione di potenza, ma completamente diversificate a livello di stile del gameplay. Uh, Anthem è estremamente godibile quando lo prendi in mano per le prime ore. È estremamente divertente. Ti dà una lodevole varietà di personalizzazione delle varie, delle varie tute quando però vai a vedere. Nel profondo, con quelle caratteristiche che dovrebbero rendere questo genere di titoli un capolavoro, iniziano a venire fuori le incrinature, per quale motivo? Uh, è molto semplice. Come detto, Anten si basa in parte sul gameplay di Mass Effect Andromeda. Uh, se andate a vedere i sistemi fisici e in generale lo shooting è parzialmente basato almeno su quel sistema lì. Non è, non è simile, anzi, è in realtà è sensibilmente migliorato rispetto a quello da tanti punti di vista, soprattutto a livello di responsività e precisione, anche per quello di Mass Effect Andromeda era pieno di bug assolutamente allucinanti. In molti aspetti. Uh, mm. Ma grazie per l'iscrizione di Wolf. Uh, ma lo gestisce molto molto meglio. Sei molto più mobile in aria, hai molte più possibilità di manovra, hai delle armi che fanno gli effetti estremamente più figosi. E hai delle abilità assolutamente devastanti legate alle singole tute. Uh, in particolare, lo Storm io l'ho trovato favoloso. È quello che ho usato fino all'alto livello e l'ho adorato per quello che faceva. Uh, Antem, però manca di buona parte del resto. Cioè sembra essere un gioco, e l'avevo già detto mentre lo stavo giocando, sembra essere un gioco sviluppato da due team di sviluppo differenti. Cioè eh, si parla di un gioco che ha delle idee incredibili a livello di gameplay, che ha del potenziale eccezionale a livello di gestione delle tute, a livello di gestione del, delle sparatorie, a livello di tutto, e che non sfrutta queste idee al massimo per via di una strutturazione delle mappe incredibilmente banale. Purtroppo, eh, in parte motivata, ma lo spiegherò poi, e in parte no, semplicemente non motivata, eh, per delle mancanze contenutistiche abbastanza pesanti, per una costruzione del mondo eh, nettamente inferiore a quello che ci si potrebbe aspettare da un team come Bioware, che eh, il background narrativo dovrebbe ormai averlo imparato a fare eh, e. Per una semplice gestione matematica eh, degli aspetti del gioco insufficiente, legata, io credo, a inesperienza eh, principale all'interno di questo tipo di giochi da parte di Bioware. Per quale motivo? Come detto, ante me un looter shooter, non mi piace la terminologia, ma chiamiamolo così. È uno shooter che si basa in parte sulla ripetitività, un po' come lo faceva Destiny, cioè è uno shooter dove il grosso del gameplay sta nel fatto che tu ammazzi i nemici, ottieni loot sempre più potenti e la sua soddisfazione deriva dal fatto che il tuo personaggio, un po' come succede in Diablo, però a livello di online strutturato diversamente, anche a livello di gameplay, strutturato diversamente. Ehm, il tuo personaggio diventa sempre più figo, sempre più esaltante, sempre più spettacolare, sempre più potente. E ti permette di affrontare eh, avversari sempre più potenti e prove sempre più difficili. Il problema di Hunter è che appunto questa difficoltà aumenta artificialmente per via di delle suddivisioni della difficoltà che sono legate proprio a dei livelli che poi cambiano anche la percentuale di uscita del loot di livello in livello, cioè tu lo giochi a normale, poi lo giochi in hard poi lo giochi a grandmaster 1, 2, 3 in base alla difficoltà selezionata i nemici sono sempre più resistenti ti spaccano sempre di più il culo e tu hai bisogno di avere degli oggetti sempre più potenti sulla, sul tuo strale sulla tua tuta meccanica um, ci sono delle istanze nel gioco, ci sono no, tutti gli effetti tre istanze nel gioco uh, tre dungeon affrontabili in gruppo ma sono dungeon da quattro persone che affronti come affronteresti le come affrontarsi le missioni normali della storia? Oltre a questo c'è una campagna principale con varie missioni eh, e poi c'è semplicemente l'hub principale del gioco che è Fort Tarsis che è questo hub cittadino in prima persona dove tu devi andare in giro e eh, prendere le missioni da vari personaggi che tra l'altro pian piano si evolve e l'idea di fondo non era neanche male, cioè tu inizi con questa posizione di specialista, eh, gli specialisti sono caduti in disgrazia dopo aver fallito una missione molto molto importante eh, per, per tutti quanti, eh, come specialista devi Ritro ritrovare la fiducia della gente, devi anche cercare di salvare quelli che sono dispersi in giro per il mondo, e pian piano, in base alle tue azioni, Fort Arsis diventa sempre più florida, sempre più popolosa, sempre più bella da vedere e da navigare. Il fatto è che eh, qui si iniziano a vedere le limitazioni serie nel gioco. Serie, serie nel gioco. Già Fort Arsis, già l'ab principale, è calcolato male. È lento. È abbastanza palloso girare per fortarsi. Se il problema è che un hub del genere funzionerebbe sensibilmente bene se ci fosse una gestione dei personaggi della narrativa fatta come Dio comanda. Non è il caso di Anthem. Anthem è purtroppo un gioco scritto abbastanza male. È un gioco con una trama abbastanza banalotta, con un background narrativo a livello sci-fi che potrebbe offrire tante tante belle sorprese, ma risulta banale in molti suoi aspetti. Non sto a spoilerarvi alcune delle robe che ci sono nel gioco. Ma a livello di trama, ragazzi, il gioco è banalotto. Uh, è una sorta di comunque fantasy sci-fi senza troppa arte né parte, con ben poche idee originali uh, e dei personaggi a dir poco dimenticabili. Tra cui anche i personaggi principali del gioco che sono secondo me caratterizzati in modo ridicolo, sono terribili. Hanno proprio dei cambiamenti caratteriali e dei cambiamenti di comportamento assurdi, a mio parere, grazie per l'iscrizione Alduin. Non sono eh, apprezzabili, non sono simpatici, non si prova alcun legame con i personaggi del gioco. La storia non ti prende minimamente. Fortarsi se è appunto un hub gestito attorno a una struttura narrativa forte. Che ti costringe come hub, cioè ti porta, ti spingerebbe a cercare il dialogo con tutti gli NPC che ci sono, e sono tanti perché si va dal bardo al vecchietto alla vecchietta all'ubriacona alla... alla gente allo sto cazzo in giro per tutto fortarsi saranno almeno una quarantina gli stronzi con cui puoi conversare e tu non lo fai perché non te ne frega un cazzo perché la trama è mediocre perché i personaggi non sono piacevoli perché di loro non ti importa e questo è già il primo fallimento. Cioè, un gioco del genere a livello di narrativa non dovrebbe importare, questa cosa. Ma se tu strutturi il tuo hub attorno a questo genere di esperienza, grazie per l'iscrizione, Dark Puma, se tu strutturi l'hub attorno a questo genere di esperienza e questa esperienza me la offri a un livello estremamente basso, già hai sbagliato. Già è il primo errore. Già Fortarsis è mal calcolato. Cioè, la torre di Destini, se non altro. Era un hub dove vedevi gli altri personaggi. Qui li vedi soltanto in uno stanzino che è simile per certi versi alla, allo, allo alla, alla, alla terrazza di Monster Hunter. Per dire, dove vedi gli altri, gli altri personaggi, ma in giro per Fortarsi, tu gli altri personaggi non li vedi, non li puoi vedere. Non lì, eh, e non ci puoi neanche in realtà comunicare se non con un tuo gruppo di amici via, via discord o via qualunque cosa tu voglia utilizzare eh, quindi fortarsisi in generale come hub social non funziona come hub narrativo non funziona in generale come hub è mal calcolato ma fosse solo quello il problema il problema in realtà è a livello strutturale, cioè Anthem ha un gameplay soddisfacente, ha un gameplay che è profondamente differente da quello, del, di quello che potrebbe essere considerato il suo primo rivale, cioè Destiny, eh, dal gioco che appunto dovre, doveva soppiantare nei piani di Electronic Arts e nei piani di, di, di altre... Di, 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 e nei piani penso anche di Bioware inizialmente. Ehm, la problematica, cioè è un gameplay gestito in modo differente, l'avevo detto ripeto anche mentre ci stavo giocando, Destiny eh, è stato osannato per il suo gameplay, se così lo volete chiamare, cioè in realtà semplicemente per le sue meccaniche di shooting, perché? Perché comunque l'hanno fatto i Bungie, i Bungie non sono esattamente gli ultimi stronzi arrivati quando si tratta di sparare tutto in prima persona, si parla di un titolo che pur essendo un'esperienza online ha una perfetta gestione del magnetismo, una perfetta gestione eh, dell'auto-aim, inteso non come eh, auto-aim singola meccanica ma auto-aim nel complesso, cioè tutte le meccaniche che ti portano ad essere più preciso nello shooting, ha una perfetta gestione dell'abilità sul nemico e sugli attacchi ma comunque è un titolo che rispetto allo shooting ad esempio di alcuni degli Halo eh, è meno soddisfacente in molti aspetti perché proprio per il fatto che si tratta di un titolo online, eh, Bungie ha dovuto fare su Destiny dei sacrifici abbastanza notevoli legati all'intelligenza artificiale dei nemici e ai loro comportamenti ai loro pattern comportamentali che tu normalmente consideri in battaglia quindi Destiny è più scialbo a livello di combattimento rispetto a uno shooter puro fatto da Bungie in passato, Anthem si basa su tutt'altra cosa, cioè nella consapevolezza che le tue tute sono super potenti e vogliono darti un'idea di superpotenza, tu hai delle abilità che colpiscono principalmente AOE, che sono spettacolari, che sono esplosive, che sono devastanti. Questo porta la difficoltà dei nemici non a basarsi sulla loro <coughs> complessità comportamentale, grazie per l'iscrizione di Saccoccia, quindi non vedrete mai un'intelligenza artificiale eh, particolarmente evoluta in Antem, semplicemente questi stronzi vi attaccano a testa bassa e hanno ben pochi comportamenti variabili, ma la difficoltà è basata sulla loro resistenza. I loro scudi, sulla loro armatura, sulla loro potenza d'attacco, anche perché i nemici sono estremamente precisi ad alti livelli, quindi o continui a andare in copertura o ti fanno un culo così, eh, soprattutto con lo Storm che è, grazie per l'iscrizione, Baza, soprattutto con lo Storm che è il glass cannon del gioco. Eh, il gameplay, come detto, è estremamente soddisfacente, ma è molto più basato sul loot di quanto non sia basato quello di Destiny, per dire. Eh, lo skill level c'entra, ma eh, in forma leggermente minore. Uh, a mio parere, uh, e per quanto stessa strategia utilizzata da Warframe, insomma, Remixer, uh, sì e no, perché Warframe comunque ti dà una notevole libertà di movimento, ma sì, è molto simile a livello comportamentale, cioè uh, anche i nemici di Warframe sono stupidi come la merda, però uh, hanno variabilità di potenza, hanno variabilità di tipologia, anche le tipologie dei nemici di Anthem sono abbastanza monotone, e anche se c'è una discreta varietà, uh, diciamo che al solito ci si limita al nemico con l'armatura, nemico con lo scudo, nemico che te spara col... Uccide da cecchino, bestia feroce che ti carica in faccia ed è finita lì. Con poi i boss con le varie robe. E fin qua, per un looter shooter, ci poteva pure stare. Si poteva pure piazzare sullo stesso livello di Destiny al lancio, che secondo me era un gioco a dir poco mediocre al lancio, che è migliorato dopo fino a un certo punto. Ma al lancio aveva delle problematiche gravissime. Il problema è che poi la situazione non migliora anche negli altri aspetti. Cioè, tu hai un gameplay estremamente divertente, ma proprio per queste mancanze del nemico e questa gestione della difficoltà è estremamente limitato. Eh, la cosa problematica è che viene limitato ulteriormente. Dal fatto che poi ad alti livelli i boss, le boss fight in generale e la struttura delle istanze è incredibilmente semplicistica. Questa era una cosa che eh, si poteva constatare anche in Destiny. Non è facile costruire un'istanza complessa attorno a quello che sarebbe un action MMO. Non è una passeggiata costruire un'istanza complessa attorno a un gioco che, eh, non che ti fa automaticamente il matchmaking con dei giocatori con cui non necessariamente tu hai coordinazione vocale. Come fai? Tu a creare una mappa complessa con enigmi complessi, strutture complesse, quando si tratta di un titolo uh, dove fondamentalmente i giocatori non possono necessariamente comunicare tra di loro, dove non c'è un sistema di ping alla Apex Legend particolarmente chiaro e dove comunque puzzle complessi potrebbero bloccare l'avanzamento di un team random per delle ore e rendere l'esperienza poco divertente per il giocatore della domenica, non lo fai, semplicemente non lo fai. Non lo fai. Cioè, non lo fai. Questo sta giocando veramente di merda comunque, eh. Io ve lo dico. Non ho mai visto giocare uno con lo Storm a Terra, che tra l'altro prende il bonus mentre fluttua. Eh? Però vabbè, questo fa proprio cagare a giocare. Eh, facciamo che... Vabbè, eh, cioè, sì. Eh, vabbè, oh, io di gameplay ho trovato questo. Non l'avevo guardato prima, chiedo perdono. Eh, ma comunque, quello che dicevo, a livello di, ehm, di gestione delle mappe è anche comprensibile che il titolo sia volutamente semplificato a livello di stanze e mappe, il problema e infatti Bioware cosa ha fatto? Nelle mappe ha messo degli enigmi di una semplicità disarmante, si parla di due colonnine da girare o di tre simboli da cambiare, eh, oppure qua si vede forse l'unico boss del gioco che ha una meccanica aggiuntiva che è Shelos, che per essere attaccato devi distruggere quelle tre pale che gli girano attorno e gli fanno la barriera sopra è l'unica meccanica pseudo complessa delle istanze di Anthem, non ce ne sono altre è una roba di una basilarità quasi demenziale. Uh, se non altro, Destiny dopo poco ha avuto la volta di vetro, che era comunque una roba un pochettino più strutturata di questa. Il motivo per cui uh, Antem mi ha deluso profondamente è il fatto che Antem aveva la verticalità. Antem aveva della mobilità. Incredibile, Anthem aveva la possibilità di creare delle mappe delle situazioni, non necessariamente ultra complesse e impossibili da girare, ma interessanti, variabili, con eh, combattimenti su più piani strutturati degnamente, con nemici particolari che magari si muovevano, non lo so, su una torre o con varie postazioni. E invece è una cosa di una linearità, di una semplicità disarmante, disarmante, non viene mai sfruttato. Il potenziale di Antem non viene mai portato dove può arrivare il potenziale di Antem. E soprattutto a livello di endgame non c'è nessuna istanza paragonabile a un raid dove pensata semplicemente per un team di persone che possono coordinarsi. Perché nulla del gioco ha la complessità di un raid difficile, nessun boss del gioco è diverso da una spugna per proiettili con ben poche cose da tenere sotto controllo. Il gioco è Basilarissimo, basilarissimo, e questo è male, e questo è male perché magari non avrà la finezza a livello di shooting di un Destiny, ma ha tante altre caratteristiche che lo rendevano superiore potenzialmente a quel gioco, tralasciando appunto il comparto tecnico di Anten, che è una roba eccezionale perché a livello tecnico è una bomba terrificante, è una bomba terrificante, cioè tecnicamente il gioco è bellissimo, c'è un cazzo da dirgli, uh, e poi appunto strutturalmente è, è, è strutturalmente che paga, è strutturalmente che paga, cioè uh, praticamente sembra davvero che il team di sviluppo abbia fatto, abbia fatto in tempo abbia fatto in tempo a strutturare la base del gameplay, a strutturare come voleva che funzionassero gli strali, perché gli strali sono molto diversificati e molto fighi, uh, a strutturare l'elemento stru diablo-like del gioco, e poi quando è stato il momento di affinare questo elemento e di costruire il gioco attorno a questo elemento, o non hanno avuto il tempo, o non hanno avuto le capacità. Voci non meglio definite, uh, ma abbastanza insistenti, precisano che probabilmente non hanno avuto il tempo. Cioè loro hanno dovuto far uscire la base perché il tempo per sviluppare il gioco lo avevano finito, hanno avuto delle difficoltà a livello di sviluppo, questa cosa è provata e comprovata lo hanno ammesso anche loro, eh, e con queste difficoltà a livello di sviluppo, non sono riusciti semplicemente a star dietro le tempistiche necessarie per rendere il titolo eh, l'esperienza innovativa che volevano rendere. Quindi si sono dovuti accontentare si sono dovuti accontentare, hanno dovuto fare le cose. Semplici, hanno dovuto fare le cose base. Torniamo un po' indietro, perché 4, 9, vabbè. Tra, tra un po' finisce il gameplay, ritorniamo indietro. Hanno dovuto fare le cose in modo basilare, hanno dovuto fare le cose in modo semplice. Quello che ne è uscito è un'esperienza che uh, si arresta una volta finita la storyline principale. Perché la storyline principale non è particolarmente brillante, non è particolarmente interessante né particolarmente variegata, ma se non altro offre in forma minore tutto quello che offrono le istanze principali, tutto quello che offrono gli Stronghold, offre eh, piccole mappe con degli enigmi parziali che puoi affrontare da solo con altri, o con altri o con dei compagni random, offre delle piccole boss fight abbastanza divertenti, offre comunque una storyline che non è niente di speciale, ma uno vuole seguire. Non è il caso uh, del, de, della parte che uh, sta tra il livello 20 e il livello 30, perché tu la storyline la finisci tranquillamente a livello 20-21, tra il livello 21 e il livello 30 tu devi solo livellare per aumentare il livello degli oggetti che trovi in giro uh, e a quel punto è tutto loot shoot, cioè è tutto guadagna loot potenziato, potenzia il tuo strale, diventa sempre più potente e ripeti le stesse infinite istanze, ripeti le stesse infinite missioni. Ripetitività. Ripetitività che uno potrebbe dire: Vabbè, sta pure in Diablo, perché alla fine il gioco c'ha la stessa struttura, cioè Diablo, poi lo giochi a Nightmare, poi lo giochi a inferno e insomma prendi roba sempre più forte e potenzi sempre più personaggi. Sì, ma se non altro, lì ripeti una campagna intera, strutturata in un certo modo, con una certa cosa in mente. Qua invece ripeti veramente a un certo punto solo gli i cazzo di Stronghold a difficoltà maggiore, e quella roba lì a un certo punto ti fa cadere i coglioni, perché gli Stronghold sono semplici. Sono sempre la stessa roba e l'unica cosa che cambia è che il nemico a un certo punto a Grandmaster 1, 2, 3, ti fa un culo così, in base al indipendentemente da quale eh, loot tu possa aver trovato, perché ti ammazzano con un colpo a Grandmaster 2, a Grandmaster 3. Quella roba lì ovviamente ti spinge a trovare ricompense sempre più forti, ma qui subentra l'altro problema grave di Antem al lancio, che non è stato ancora in, re in realtà completamente risolto. Antem è partito con un loot system rotto, esattamente come aveva fatto Destiny. Uh, Destiny aveva un loot system completamente rotto che ti portava a trovare più ricompense se farmavi in certe zone dove rispondevano continuamente i nemici perché era completamente casuale. Che non a fare le istanze, quindi a un certo punto l'hanno dovuto sistemare perché ovviamente per un gioco del genere era una merda fotonica. Uh, sì, Diablo poi c'hai anche i rift Kalandorf, uh, ovviamente, certo, c'è tutte le altre robe. Però diciamo che Diablo è una roba strutturata indifferentemente da Anthem, non c'è un cazzo da fare, anche perché uh, Anthem è una, roba, è una roba diversa. Diablo ha un sistema di endgame che dopo si è evoluto, io parlo di Diablo al lancio ovviamente, Diablo 3 poi l'hanno evoluto tantissimo da tanti punti di vista, poi anche col sistema del Nefilim che potenziavi la classe, eccetera, 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 hanno cambiato tutto dopo. Questo purtroppo a livello di endgame non sta lì, non sta lì. Cioè non, non ce la fa. Non ce la fa perché dopo un po' diventa ripetitivo, dopo un po' diventa noioso. Come dicevo, è partito con un loot system rotto. Cioè, è partito con un loot system che a un certo punto hanno scoperto che le armi di livello 1 facevano più danno, se equipate a livelli alti, delle masterwork. Poi l'hanno corretto sto bug, ma tipo la settimana scorsa o tre giorni fa, non mi ricordo, hanno scoperto che se togli gli oggetti di supporto fa il 30% di danno in più. E ogni giorno ne scoprono una, ogni giorno sgamano qualcosa che non funziona. L'altra volta c'era lo storm che aveva il bug con una certa arma, ogni volta che schivavi ti aumentava con un moltiplicatore il danno fatto e c'erano degli storm che facevano 378.000 di danno con un colpo di fucile. Cioè, sbagliano, fanno bug, bachi enormi, che sono quelle cose che sono tipiche di Bioware, perché io Bioware la seguo da una vita e io me le ricordo tutte ste cagate. Tutte. C'erano robe del genere anche nei loro GDR single player. Io non so chi se lo ricorda, ma in Dragon Age, mi sembra nel 2, se tu equipavi e disequipavi lo scudo, la difesa del tuo personaggio continuava a salire fino ad arrivare a diventare indistruttibile. Indistruttibile. Bioware con la matematica non ci ha mai saputo fare un cazzo, Bioware il bilanciamento nei suoi giochi non l'ha mai saputo fare, anche se hanno fatto Knights of the Old Republic, che doveva essere un MMO, loro non hanno mai saputo bilanciare una minchia, perché quasi tutti i giochi di Bioware sono sbilanciati per natura, perché sono esperienze single player, in un'esperienza GDR single player, il bilanciamento, pur aiutando, non è una necessità, perché tu il tuo personaggio lo vuoi potenziare, in un gioco del genere, però, lo è, e quando ci metti di mezzo la matematica, Bioware fa bordello. Tutte le cazzo di volte. E infatti, con Anthem ha fatto bordello. Il bordello più grave? Semplicemente Adesso che stanno sistemandolo Il loot system E stanno sistemando eh, Sensibilmente Anche il drop rate Degli oggetti Perché peraltro Una delle altre problematiche Era che i masterwork E i rari eh, E i leggendari Droppavano troppo facilmente Semplicemente girando Per la mappa del mondo E andando a aprire I vari chest qua e là eh, La gente si è incazzata Perché ovviamente Quelli che hanno iniziato A giocare al gioco E sono arrivati a livello 30 subito Di masterwork e leggendari Ne hanno trovati un botto Adesso non trovi più un cazzo Perché i masterwork Li hai limitati lì Quindi invece di aumentare E mettere Magari un altro livello di rarità che ti premi quando vai a fare effettivamente le istanze. Quello che loro hanno fatto è limitare il loot system e penalizzare i giocatori che sono arrivati dopo. Per certe volte. Per certe volte. Eh, ed è un vero peccato. Ed è un vero peccato perché eh, tu puoi buildarle, le, 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 le tute. Cioè, tu nel gioco. Puoi avere della strategia, tu puoi fare delle build interessanti attorno alle armi, attorno alle passive, attorno a quello che puoi equipaggiare, eh, puoi modificare pe pesantemente il tuo personaggio per avere delle build specifiche particolarmente efficaci per certe situazioni. Il problema è che al momento non ci sono contenuti così ben calcolati da richiederti davvero questo genere di impegno. Cioè, normalmente a un'alta difficoltà io sono... Cioè, io cerco di fare un personaggio buildato a puntino, con un equipaggiamento fatto a puntino, calcolato attorno a un certo ruolo, perché quell'istanza me lo richiede. Anthem non ha dei contenuti di livello che mi permettano di godermi questa semplice cosa. Questa semplice cosa. E per me, in un gioco di questo tipo qua, è gravissimo. È gravissimo. E io non nego che andando avanti le cose possano migliorare, il problema è che qua io il gioco lo sto valutando per lo stato all'uscita. E io non posso valutarlo positivamente per come è uscito. Perché? Perché come vi ho detto, ragazzi, quando ci sono state le recensioni di Destiny, io sono stato uno dei più bassi in Italia. perché non mi è piaciuto. Perché il gioco aveva delle problematiche gravissime, e perfettamente evidenti, e nonostante avesse ovviamente del potenziale di crescita, che poi è stato anche in parte rispettato col primo Destiny. È uscito con delle problematiche gravissime. Lo system, con delle problematiche di contenuti, con delle problematiche di un sacco di cose differenti. Ma se non altro, il gioco non era così rotto. Non era così buggato. Questo è uscito dopo con più potenziale, con uh, marcatamente più cose. Pote co che più co che poteva fare co cose marcatamente <totipi> migliori. Grazie per, uh, per lo stream, per uh, l'ospitata Femt. Mi piace sempre la, 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 la give della, della barba. Ehm. Um, Um, cioè, uh, è uscito con più problematiche di Destiny al lancio questo gioco, quando in realtà, proprio imparando quella lezione lì, avrebbe dovuto evitarle come la peste, come la peste, perché Destiny poi ha imparato dagli errori e poi con Destiny 2 li ha ricommessi tutti quanti. Questo è uscito fuori con dei competitor come Warframe, che peraltro è free-to-play e Destiny che comunque pur con tutte le sue problematiche aveva un altro storico dietro e The Division e invece di uscire e dire adesso vi ruppiamo il culo grazie per l'iscrizione Mr. Tony è uscito con le stesse beghe anzi una serie di beghe persino peggiori non va bene non va bene per niente cioè io beghe del genere le potrei giustificare proprio a Warframe perché è un cazzo di free to play e ormai non le ha più Warframe ormai è fuori da una vita. Certo, Warframe ha altre problematiche legate alla sua natura di free-to-play, alla ripetitività e al farming costante di roba e roba e roba. Però è un cazzo di free-to-play. Anthem no. Anthem è un gioco a prezzo pieno che doveva darmi un'esperienza evoluta di questo tipo non lo ha fatto ed è un peccato perché potenzialmente a livello strutturale era un gioco che poteva assolutamente farlo cioè questo poteva essere un gioco del dio ragazzi questo ha le basi per essere potenzialmente un gioco del dio questo poteva essere il miglior gioco di questo tipo perché poi a livello di gameplay a livello di, uh, di strali a livello di potenziale questo poteva essere un grande gioco, e invece è uscito così. E la cosa che mi disturba è che io non credo sia tutta colpa di Electronic Arts. Ci sono sicuramente delle colpe di Electronic Arts, non lo nego senza ombra di dubbio, ci sono, non posso assolutamente negarlo, anzi, eh, credo che siano anche abbastanza pesanti, perché conoscendo il publisher, senza ombra di dubbio, le colpe ci sono, sono pesanti, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. Ci sono. Mm -hmm. Grazie per l'iscrizione, Benchome. Uh, ma a questo punto io inizio a pensare che non sia un problema solo di Electronic Arts. Perché Anthem è un titolo che funziona a metà, come vi ho detto. È un titolo che mi dà l'impressione che Bioer ad oggi sia una software house divisa. Che Bio ad oggi sia una software house con un'incredibile dicotomia legata ai talenti interni, con un'incredibile divisione di talenti interni, dove eh, a livello di narrativa, design delle mappe, semplice strutturazione del gioco, il team ha delle problematiche enormi, laddove invece ha dei grandissimi tecnici, ha dei grandissimi sviluppatori, ha della grandissima gente legata al puro comparto tecnico. E questo mi spaventa perché vuol dire che Bioware non è più Bioware. E Anthem ne è un po' la dimostrazione pesante. Ne è un po' la dimostrazione pesante. Ed è anche per questo motivo che io non posso massacrarlo perché comunque è un gioco che per le sue 30 ore. Con la sua cazzonaggine, la potenza degli strali, la varietà degli stessi strali, il suo loot system, la sua spettacolarità visiva, la sua libertà di esplorazione, non è terribile. Non è terribile. Cioè, quelle 30 ore di divertimento te le può trasmettere Anten, soprattutto se lo giochi con gli amici. Ma 30 ore non sono il contenuto che tu puoi cercare da un gioco di questa tipologia qua. Ci vuole di più. Ci vuole più impegno. Quindi, per me, il gioco è da 5 secco. 5 secco. Che peraltro è meno di quello che avrei dato a Destiny al lancio. Perché se volete sapere cosa avrei dato a Destiny al lancio, io a Destiny al lancio gli avrei dato 5 e mezzo. Però pensare che sia peggio di Destiny al lancio vi fa capire che razza di delusione possa essere Anthem, mi fa capire che botta terribile possa essere. E non è bello, non è bello per un cazzo, uh, anche perché io sono ancora convinto che Anthem con il giusto supporto, no, 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 il giusto tempo, la giusta fiducia, grazie per l'iscrizione Boro, Boro 190, uh, il giusto supporto uh, possa diventare un grande gioco e abbia ancora del grande potenziale per crescere. Però non è partito bene. E, e si parla ovviamente, ragazzi, di uh, recensione al lancio. Però per la media delle pregenzioni, Anthem sta sul 5. E il 5. Ci si tiene. L'ho già ringraziato, Borro, per l'iscrizione. Grazie per l'iscrizione. Borro, grazie anche a Final Nero per l'iscrizione. Uh, Airuchan, non voglio esprimermi sulle recensioni di High o di qualunque altro sito. Preferisco evitare. Voglio semplicemente farmi le mie. Uh, non, è una, non è un giudizio definitivo Ganni Kusev 90 Come ho già detto, è un giudizio contestualizzato al lancio del gioco. Uh, ed è una cosa che può migliorare andando avanti. E se dovesse migliorare sensibilmente Antem, se dovessi voler continuare a seguirlo, uh, il voto può sicuramente salire. Come avevo dato mezzo punto in più a The Witcher 3 dopo che avevano sistemato i bug. Semplicemente, uh, però. Il gioco ha delle problematiche molto, molto serie. Stanno venendo fuori tutte. Ed è ovvio che ha avuto delle problematiche molto, molto serie. Quindi, 5. 5. Per me è comunque un'esperienza. Regna il tutto. male nel mondo. Chi il male nel mondo. Saccoccia. 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 Cosa chiedi, Vegna? Se mi doni 45 euro, Cazzo. <ride> Ti devo chiedere Venia. Io. cioè, Ma che cosa stai dicendo? Cosa, cosa chiedi, Venia? Saccoccia. Cosa chiedi? Scusa? Sono io che ti dovrei chiedere scusa per i soldi che ti sto rubando. Smettila. Smettila di donarmi così tanto. Dallo a qualcuno di più meritevole. Quindi non a un giornalista videoludico. Noi non meritiamo un cazzo. Dalli a qualcun altro, per favore. <ride> Consumali tu. Bevici qualcosa. Vai in un ristorante di quelli buoni. Perché li stai dando a me? Cioè, ti ringrazio. Ti voglio bene, però, cazzo. <ride> Molto amore. Grazie infinite, molto molto amore. Davvero saccoccia, ti dovrò offrire qualcosa prima o poi, assolutamente sì. Comunque, comunque cambiamo. C'è un altro gioco. C'è un altro gioco di cui dobbiamo parlare. Un altro gioco abbastanza complesso, uh, però prima vorrei farvelo partire con una scena specifica, tutta sincerità. Vi alzo anche il volume. <ride> Now tell me, that wound on your face, what happened? Let's just say I had some trouble during the last case I was working on. I'm sure it'll heal. It's just a flesh wound. Oh my, well, there's no need to be the tough guy here. I want you to be able to relax here. I've prepared a special room for you. A famous rock star once stayed in the same room, you know. Really? I feel honored. If you need anything, anything. All just let me know. I'll help you out in any way I can. Zack, the lady is offering to help. Do you want to ask her about the town? What is it, Mr. Morgan? Oh, nothing. I just said that these bacon and eggs are the very best I've ever tasted. Oh, really? You flatter me again. Well, Mr. Morgan, I'd better start cleaning up. You just take it easy. I'll bring your coffee out in a moment. Thank you, Polly. I have to warn you, though, I am very particular about my coffee. The very best you have, please. I understand. I'll be right back with it. you see that, sack? Clear as a crisp spring morning. F.F.K. F -K in the, co the coffee. coffee. I knew the I could mood. count on it. Never the fails. Interface. Now then, let's get going. Ah, deadly premonition. Ah, deadly premonition. F.K. F -K in the coffee. Che incantoni! Che meraviglia, che meraviglia ragazzi! Deadly Premonition ragazzi! Deadly Premonition è uno dei primi dei due titoli difficili di stasera! È un titolo eh, pazzo! È un titolo di Sweary, che lo conoscete, insomma Sweary eh, è un mattone, eh, non nel senso che è palloso, ma nel senso che è matto grosso! Eh, e Deadly Premonition è un horror, ma è un horror un po' particolare! Deadly Premonition è un gioco strano, è un gioco stranissimo che va giocato per essere compreso ed è un gioco incredibilmente divisivo, è un gioco che a, a, a cui sono volati 3, 2, 4 e sono volati anche 9, 8 e 10. Perché? Beh, perché Deadly Premonition è un titolo, grazie per l'iscrizione a Rapstain 90, è un titolo in realtà con una narrativa incredibile. È un titolo in realtà con una costruzione brillante da tanti punti di vista. Deadly Premonition è letteralmente la cosa più linciana che ci sia mai stata nei videogiochi. È un titolo che ha delle citazioni fortissime a Twin, Peaks, a, a Twin Peaks ed è anche fortemente ispirato a Twin Peaks proprio per la divisione di quello che è il background narrativo, proprio per la gestione di quello che è il background narrativo. Deadly Premonition è un enorme un enorme omaggio a Lynch e funziona alla grandissima da tantissimi punti di vista a livello di storia, proprio perché come tutte le opere di Lynch Viaggia su quel sottile confine tra l'assurdo e il genio con dei picchi di demenzialità allucinanti, eh, che poi passano, passano però al mistero e all'interesse vero per come è costruita la storia, per la complessità del tutto, per, la per come sono caratterizzati i personaggi, per la volontà di sapere cosa succede, per la volontà di capire quale sia eh, effettivamente la costruzione narrativa di tutto. Gli avvenimenti che accadono, ciao, uh, ciao, Midna o, o Raiden, o entrambi, ciao ragazzi. Uh, buona serata, muah, bacioni, uh, è veramente folle. È veramente un gioco assolutamente folle. E il motivo per cui è così divisivo è perché, non so se lo state vedendo, ma graficamente è una merda. Cioè, non c'è da girarci attorno. Tecnicamente, questo gioco è una schifezza. È un gioco della generazione precedente, arrivato sulla generazione. Eh, sulla generazione dopo. È un titolo eh, graficamente terribile con delle orripilanti animazioni facciali e con un gameplay imbarazzantissimo. Nel senso che il gioco è un mistero. È un mistero orrorifico ambientato in questa città dove c'è appunto questo omicidio iniziale eh, incredibilmente suggestivo con questa donna squarciata sull'albero in posa e non si capisce chi l'abbia uccisa e perché finché non arriva questo agente dell'FBI che si chiama York viene chiamato York eh, che parte e si capisce subito che è tutto matto perché? perché Daniel Premonition parte subito facendovi capire che il protagonista non ci sta troppo con la testa cioè è pazzo Uh, ha una sorta di amico immaginario che si chiama Zack. Con cui lui parla in continuazione. Come se Zack fosse lì. Come se Zack fosse vero. Come se Zack fosse sempre lì pronto a consigliarlo. Cioè, voi avete uno dell'FBI che è stato mandato in questa cittadina a risolvere questo caso perché è correlato direttamente al caso a cui stava lavorando prima. Andiamo un po' avanti del, del director's cut. Uh, che parla con un amico immaginario e gli chiede consigli. E il fatto è che lo fa anche davanti alle altre persone. E le altre persone reagiscono di conseguenza. Perché vedono questo che cazzo parla con l'amico la, co, immaginario lì di fianco mentre cerca di risolvere il caso. È una cosa veramente un po' folle. Ma eh, il gioco è un po' tutto pazzo. È un po' tutto assurdo. Ha un po' tutto questo immaginario eh, estremamente grottesco che è preso proprio a piene mani da Lynch. Perché Sueri è chiaramente un fan di Lynch. Ma non è solo un fan. È anche qualcuno che voleva offrire un'esperienza simile appunto. A una roba come Twin, Twin Peaks, cioè qualcosa che potesse essere estremamente interessante a livello narrativo, estremamente misterioso, estremamente elaborato, ma al contempo in grado di spiazzare chi lo vedeva, in grado di fargli fare domande inaspettate o in grado semplicemente di, fargli, di farlo scoppiare in una sonora risata per una situazione completamente assurda che può proporsi da un momento all'altro. The The Premonition fa esattamente questa cosa qua, e infatti è un titolo parzialmente investigativo. Perché, nel gioco, voi dovete raccogliere le prove dovete raggruppare. Chi ci proteggerà dalle forze? ha fatto un'altra donazione: Saluto 85 3 euro. Mua, uh, molto amore. Mi chiede di ripetergli la frase: Una serenata di calci in culo. <ride> sì, la usai per God End. Assolutamente sì, Saluto 85 lave, la userei anche oggi, obiettivamente. Ma dicevo. Uh, si parla di un titolo veramente strambo, uh, con appunto delle visioni estremamente vicine a quelle di Twin Peaks, perché guardate come inizia, inizia con lui in questa sorta di strana loggia rossa, con due bambini vestiti da angioletti che si parlano, e, una... e lui fa giustamente una faccia che è la più giusta del mondo perché lì che dice che cazzo sta succedendo, ed è la faccia che voi farete per la maggior parte del gioco, cioè la faccia che voi farete giocando The Premonition è un costante... Uh, che cazzo sta succedendo? Però la cosa incredibile è che è tutto gestito talmente bene a livello narrativo che, nonostante le assurdità del gioco, nonostante i momenti folli, nonostante i momenti anche un po' imbarazzanti a volte che vi trovate davanti, lo vorrete continuare. Lo vorrete continuare perché la storia ti prende per davvero, perché il mistero è davvero figo. Perché in generale quello che succede è talmente allucinante che volete capire come cazzo va a finire. Perché sueri è matto. Ma è il matto giusto al momento giusto. È uno che è in grado di dare una vera e propria personalità ai suoi titoli. È uno che è in grado di strutturare la storia in modo incredibilmente interessante, nonostante la sua follia. E tra l'altro, è. È molto ispirato a Lynch, ma proprio per il fatto che c'è Zuerri dietro, eh, l'assurdo prende proprio un altro colore, prende proprio un'altra prospettiva. Cioè il gioco è molto più folle, molto più eh, demenziale di quanto non sarebbe un'opera linciana che spesso prende tonalità estremamente dark. Anche qua ovviamente ci sono, ma tende ad essere un pochettino più cazzone, un po' più folle. Eh, ed è veramente assurdo da tanti punti di vista. Cioè è veramente, è veramente bello da tanti punti di vista vedere come lui abbia dato la sua firma. Fondamentalmente ha delle trovate stilistiche e narrative che non sono necessariamente le sue. Esatto, esattamente. Sembra letteralmente Twin Peaks, ragazzi. Ma come detto, questo gioco deve tantissimo a Lynch. C'è solo un piccolo problema. Se a livello narrativo il gioco non lo si può uh, criticare più di tanto perché obiettivamente è brillante, è brillante, è folle, è matto. Poi per carità questo stile di narrazione non può piacere a tutti, io stesso non sono normalmente un grande fan di Lynch. Alcune delle cose che ha fatto mi piacciono molto, altre tipo i Reserad non mi piacciono per niente perché sono eccessive nel, nel loro essere linciane. Uh, Deadly Premonition invece è una di quelle cose che ho apprezzato moltissimo perché comunque ha una concretezza narrativa all'interno di tutta questa mattiade E questa cosa qua lo... Rende sensibilmente superiore a opere di questo tipo, secondo me, da tanti punti di vista. Uh, no, non è matto tipo Sterling Archer, non c'entra un cazzo. Grimpaton uh, è proprio tutta un'altra roba uh, è matto proprio per essere matto. La cosa bella è che voi il gioco lo incominciate. Lo incominciate con, uh, con lui. Con, uh, con York che fa un incidente stradale. E si ritrova in una sorta di mondo parallelo, perché oltre all'elemento alla Twin Peaks, è molto ispirato anche a Silent Hill, questo gioco, perché il protagonista si muove costantemente in una sorta di mondo dell'incubo con dei mostri che sembrano degli zombie usciti fuori dalla... Dalla... Da, 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 dal tipico cinema horror giapponese, quindi tutte le tipe in carta pecorite che si muovono strane, tipo ragno per terra, eccetera, 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 eccetera. eccetera. Uh, la problematica di questo gioco non è il fatto che tu hai il cambio dimensionale, che comunque è una cosa che è già stata utilizzata, o il fatto che sei ispirato a Lynch, come detto, è il gameplay. È il gameplay che adesso vorrei trovare in questo gameplay perché ve lo vorrei far vedere. Ok, perfetto. Il gioco. Quello che state vedendo è la Director's Cut, che peraltro è la versione migliore che possiate giocare, perché eh, è la versione che non ha i tank controls, perché il gioco aveva anche i tank controls, eh, è la versione dove si controlla tutto meglio, dove è stato tutto ripulito, e tutto, insomma, un attimino più gestibile. Ma il gioco, a livello proprio di shooting, è una merda. A livello tecnico, è una merda. Su PC era un bug, era un bug, un bug unico e crashava di continuo. Il titolo è disastroso tecnicamente e a livello di gameplay ha proprio uno shooting basilare dei nemici che non sono neanche minacciosi nel senso perché comunque ti vengono addosso sono lentissimi li puoi ammazzare molto molto facilmente sono penosissimi e in generale proprio a livello di gameplay il titolo è la mediocrità fatta gioco considerando questa terribile terribile nomea a livello tecnico di gameplay tantissima gente lo ha evitato al tempo perché diceva vabbè ma un gioco così di merda come cazzo fa a essere bello e il fatto è proprio questo, cioè Zwery e il suo team di sviluppo, a quanto pare, a quanto si dice, il gameplay di combattimento lo hanno aggiunto dopo, lo hanno messo dopo. E l'hanno messo solo perché avevano paura che non vendesse in occidente senza una sparatoria. Loro inizialmente volevano fare un investigativo puro, dove andavi in giro, parlavi con la gente, ottenevi informazioni, facevi l'investigazione e andavi avanti nella storia. E invece a un certo punto hanno deciso di metterci gli zombie da ammazzare. E sono una merda. Sono una roba proprio che sembra, sembra veramente attaccata con lo sputo. Fanno proprio schifo. Vedete, c ha, c ha avete il profiling con lui che mette insieme le prove e tutto quanto. Però io vorrei trovare uno zombie in, questa, in questo gameplay, se possibile. Ok, qua c'è forse uno zombie. Ecco, gli zombie sono tipo così. Adesso vi vedrete, credo, lo shooting. Eh, sono una roba veramente imbarazzantissima eh, e non sono particolarmente minacciose. Sono tipo le ragazzette giapponese che, che vi corrono in faccia, vi vogliono ammazzare. Lo shooting è terrificante. È. Terrificante, vogliono. Gio Storyteller vuole, vuole che io faccia sentire. il don't want to die, no? Lasciamo perdere, va. Intanto questo, questo video, peraltro, mi, mi si beccherà un copyright strike. Sicuramente da, da Konami, dopo, quando farò Metal Gear Solid 2. Ma intanto, vabbè. Ehm, questo qua è tipo lo shooting. Adesso lo, lo guarderete. Guardate che roba è. Guardate, cos'è lo shooting in questo gioco, anche perché poi è anche spiacevole proprio a livello di mira perché è scattoso, non è preciso. Cioè, è una, una roba terribile terribile, ragazzi. <ride> Guardate anche il feedback della pistola. Basta, questo, questo è lo shooting <ride> del gioco. Io ve lo vorrei precisare. <ride> è una roba che non si può vedere, ve lo, ve lo giuro, è una roba che non si può davvero vedere. Vedete che ogni tanto fanno lo scatterello, ma sono terribili. Gli ha infilato un braccio in bocca. Sì, avete visto giusto. Avete visto, state vedendo giusto. Cioè, non sto... Non sto, sto scherzando. Queste sono le fasi di combattimento del gioco. Ora, io capisco che posso sembrarvi folle che un gioco del genere sia bello. Me ne rendo perfettamente conto. Me ne rendo perfettamente conto, ragazzi. Cioè, quando lo vedete vi sembra una merda. Ma vi assicuro che quando superate... Tutte quelle fasi di shooting di merda e il gioco passa semplicemente alle fasi di conversazione nella città, perché poi è una sorta di mezzo open world dove potete andare in giro con la macchina verso vari obiettivi, parlare con gli NPC, eh, capire le loro storie, i loro background narrativi e comprendere un attimino che cazzo vi stanno dicendo. Il gioco diventa anche passabile. Il problema è il giocato, il problema è il giocato e il comparto tecnico. Ehm... Ed è io vi consiglio comunque di giocare a Deadly Premonition ragazzi perché a parte che lo trovate a un cazzo perché costa veramente una miseria lo trovate tipo a 10 euro forse anche meno su PC l'avevano tirato dietro a 4 euro una roba del genere uh, ma si parla di un titolo che comunque vi spinge davvero, cioè vi, vi tiene davvero incollati allo schermo nonostante le sue incredibili mancazze no 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 la, la, lo zombie è scattato all'improvviso da The goblins fanno degli scatti improvvisi ogni tanto ma non è che siano particolarmente devastanti dovrebbe essere anche sul PlayStation Now, Filippo. Nel caso potete giocarvelo lì. Uh, se ci fosse. La guida dei veicoli è quasi peggio dello shooting, è verissimo Tristan Stark. La, il fatto che riesca a prendere, nonostante delle caratteristiche così imbarazzanti, è quasi miracoloso. E vi fa capire quanto incredibilmente brillante sia tutto il contesto narrativo e sia la gestione della narrativa in sé. In tutta la sua follia, perché poi la cosa che vi dicevo è che il gioco è concreto: il gioco ha un senso, il gioco spiega quello che sta succedendo e ha una conclusione soddisfacente, a patto che la troviate, ovviamente. Si parla di un titolo comunque valido, di un titolo comunque geniale per quello che riesce ad offrire. Il problema è che, come uh, vi ho ben detto, io non posso valutare uh, un titolo solo ed esclusivamente nel <silence> comparto narrativo. Cioè, uh, grazie per l'iscrizione, Vinciux. Uh, nel senso, il gioco funziona, ha anche un buon ritmo, tolte le sparatorie, però a livello di gameplay, a livello di comparto tecnico, è un disastro è un disastro totale eh, anche nella Director's Cut non è che sia tanto cioè è migliorato ma non è che sia tanto migliorato prima la, 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 nella sua versione base era una roba assolutamente imbarazzante nel complesso però il paradosso uh -huh. di Deadly Premonition grazie per l'iscrizione di Luca96 è che nonostante le sue incredibili problematiche rimane un gioco godibile rimane un gioco brillante rimane un gioco con delle idee geniali e io non posso dargli un'insufficienza a un gioco del genere. Grazie per l'iscrizione di Captain Jack, non posso dargli un'insufficienza a un gioco del genere. Per quanto mi riguarda, The Daily Premonition, pur con i suoi incredibili problemi, è una roba talmente fusa di testa, è talmente matta, è talmente apprezzabile. Perché poi proprio te lo go... Cioè, io, quando me lo sono giocato con tutte le problematiche comunque me lo sono goduto a un certo punto, cioè, mi stava proprio piacendo, è da sei e mezzo. Allora, per alcuni sarà un po' poco, perché molti lo ritengono una cosa estremamente più geniale di così a livello di storyline. Ma secondo me ha delle problematiche talmente gravi in tutto il resto. Cioè, sarebbe praticamente un gioco da due se fosse un gioco e basta. Però è talmente innalzato da quello che è la costruzione narrativa, e da quello che è da quello che sono i personaggi, da quello che è la gestione della storia. Uh, è perché che il, cioè, che il, nel complesso uh, riesce comunque a essere un gioco perfettamente godibile. Sei e mezzo per le pregenzioni, non è neanche un voto basso ragazzi è ampiamente sopra la sufficienza è un gioco ampiamente valido anche con tutte le sue incongruenze e con tutte le sue problematiche è molto più che sufficiente perché è davvero folle è davvero è davvero, è davvero folle e secondo me è, una di è uno di quei giochi che eh, merita di essere un cult merita di essere un cult nel suo piccolo perché è davvero folle è davvero folle. Caterina, Non ho ancora fatto Metal Gear Solid 2. E infatti è un problema perché sono già, già un'ora che sto parlando. E qua siamo. siamo alla... <ride> qua siamo ai problemi in arrivo. Quindi sei e mezzo. Uh, uh, a me piace... A, a me piace... No, uno che non ama Lynch, secondo me, può apprezzare Deadly Premonition più di quanto uh, creda. Perché io non amo Lynch, di solito l'ho già detto. Eppure Deadly Premonition l'ho apprezzato. Perché secondo me fa Lynch in modo più godibile e, e apprezzabile di quanto non faccia Lynch. Perché Lynch spesso è veramente troppo convoluto. Anche per chi lo ama. Invece questo io l'ho proprio apprezzato. Cioè Deadly Premonition è una roba molto più cristallina. Nonostante sì, inizialmente sembra, sembra che non abbia senso, nonostante inizialmente sia una cosa a cui proprio non puoi dare una spiegazione. Quindi Deadly Premonition 6,5 per le pregenzioni, che come detto per un gioco che ha queste caratteristiche può sembrare follia, ma vi assicuro che è molto molto più godibile di quanto sembra. E ora, grazie per il follow Maglix. E ora... Passiamo al grosso di oggi, ragazzi. Perché... Qua mi sa che ho pisciato fuori dal vaso <ride> con questo mi sa che ho pisciato veramente fuori dal vaso benvenuti alla pregenzione di metal gear solid 2 perché metal gear solid 2 non è un gioco facile da recensire metal gear solid 2 non è un gioco Poco divisivo. Metal Gear Solid 2 è un gioco incredibilmente complesso, incredibilmente folle, incredibilmente cogimiano in tutto il suo peggio e in tutto il suo meglio. Metal Gear Solid 2 è difficile da valutare. Metal Gear Solid 2 è un gioco che nasce da un grande inganno e che sull'inganno si basa. Metal Gear Solid 2 è per certi versi un esperimento di Kojima e al contempo una dimostrazione di cojones grande a dei livelli quasi incommensurabili. Metal Gear Solid 2 è tutta la follia di Kojima incarnata in forma di videogame. Partiamo con un po' di storia ragazzi. Io non so se voi avete vissuto il periodo dell'uscita di Metal Gear Solid 2, ma io l'ho vissuto. Metal Gear Solid 2 è un gioco che al lancio tutti erano convinti: dopo che Metal Gear Solid 1 aveva spaccato il mercato, era stato amato da tutti ed era considerato uno dei più grandi giochi della storia. Tutti ritenevano essere il sequel, che... il sequel perfetto. Cioè il sequel che chiunque avrebbe voluto, il sequel con Solid Snake, col graficone per la PlayStation 2, col gameplay migliorato, eh, tutto perfezionato dove finalmente riprendevi Solid Snake, spaccavi il culo al cattivo, facevi il vero action hero americano, con tutta la genetica di Metal Gear Solid 1 ma nella nuova generazione. Quella cosa lì. Ed è stato lanciato così. Bastardo, Gojima. È stato lanciato così, è stato marchettato così. Sulla scatola. Raiden non compare tutti, tutti al lancio di Metal Gear Solid 2 erano convinti di giocare con lui. Perché il gioco ha un prologo in cui tu giochi con Solid Snake, che è strutturato, pensato e volutamente calcolato, per essere un'evoluzione della struttura di Metal Gear Solid 1 in tutto e per tutto con Solid Snake protagonista. Finito il prologo, tu non giochi più con Solid Snake. Solid Snake non è più il protagonista del gioco, il protagonista del gioco è. Raiden, un, bion un biscione biondino del cazzo che nessuno voleva come protagonista del gioco e che nessuno si aspettava di avere come protagonista del gioco, cioè questo titolo nasce da un'incredibile trollata di Kojima ai videogiocatori, che decide di eliminare dalla sua serie il personaggio più amato della sua serie per sostituirlo con un personaggio volutamente spiacevole, con cui è volutamente difficile entrare in contatto, con cui il giocatore crea un automatico distacco. Perché fa questo Kojima? Perché fa questo Kojima? Perché è una mossa da, da due palle così? Perché quando hai una serie che ha avuto successo di Metal Gear Solid, o in particolare è successo di Metal Gear Solid 1, fare una roba del genere a livello commerciale può essere un suicidio. È una cosa che poteva potenzialmente portare a una rivolta popolare di gente con i forconi e le molotov che diceva ma adesso spacchiamo tutto, che cazzo hai fatto? Ci cioè, hai tolto Solid Snake, cos'è sta roba? E invece non è successo questo. Non è successo questo in modo più assoluto. Perché? Perché Metal Gear Solid 2 è una cosa che non segue i canoni tipici dei videogiochi. Non segue quella struttura lì. Inizialmente Kojima te lo presenta come una vera e propria evoluzione di Metal Gear Solid 1. Come detto, nella tua visione e per l'hype con cui è stato presentato, Metal Gear Solid 2 doveva essere il sequel perfetto. Doveva essere il sequel che evolveva le meccaniche e anche tecnologicamente Metal Gear Solid 1 con più libertà d'azione, nuove, nuove azioni, nuove meccaniche, la prima persona, l'intera prima fase è pensata col combattimento contro Olga per farti scoprire l'utilizzo della prima persona in modo decente, per farti capire quanto è diventato più avanzato il gioco, quanto si è evoluto tecnicamente e quante cose nuove puoi fare con questo sistema che peraltro non era poi così evoluto perché per lo stesso periodo era uscito Splinter. Cell che a livello di meccaniche stealth faceva delle cose migliori e sicuramente più facili da gestire soprattutto per una questione di telecamera perché la telecamera dall'alto era ancora estremamente limitata nel momento in cui toglievi il fatto di guardare in prima persona no Metal Gear Solid 2 non è, uh, non è un gioco normale. Raiden è volutamente un personaggio così. Raiden è volutamente pensato per creare un distacco dal giocatore. Che poi va a sparire completamente. Perché poi nella, seconda par nella parte successiva dell'avventura di Raiden il distacco col giocatore si annulla e Raiden diventa una sorta di fulcro del giocatore. Ma al contempo uh, sfida ancora i suoi preconcetti in modo assolutamente paradossale. Però adesso ci arriviamo. La cosa assurda è che uh, Metal Gear Solid 2 nella sua passaggio alla seconda fase è quasi una presa per il culo del giocatore. Cioè è quasi Kojima che dice al fan di Metal Gear guarda che tutto l'hype che ti sei creato, tutto quello che ti sei immaginato per questo seguito, non lo avrai, non è quello che ti voglio trasmettere io. Quello che hai vissuto col primo Metal Gear Solid 1, che comunque aveva delle tematiche notevoli legate appunto alle armi nucleari, alla visione della guerra e a quant'altro, io non te lo sto portando avanti come pensi tu in questo gioco qua. Tanto che il titolo arriva ad essere fastidioso non solo per questo improvviso cambio di protagonista, ma anche strutturalmente. Tu arrivi. All'inizio dell'avventura di Raiden, e succede quella cosa molto coginiana in cui il gioco ti rompe il cazzo costantemente. Ma invece che farlo con delle cazzine, lo fa con continue chiamate ride, radio. Continua a chiamate Raiden, continua a chiamate radio, che ti interrompono costantemente l'azione per spiegarti varie cose varie cose, varie cose, bloccarti continuamente, finché a un certo punto non vieni lasciato libero, persino la struttura della Big Shell della grande piattaforma, è un, sono due cerchi, cioè lui ti sta facendo letteralmente girare in tondo, Kojima per tutta la prima fase dell'avventura di Raiden ti sta facendo girare in tondo perché perché lui vuole fare una completa decostruzione delle aspettative dei fan. Ha strutturato l'intera narrativa di Metal Gear Solid 2 basandola sull'inganno. Tutta la campagna di Metal Gear Solid 2 è basata sull'inganno. L'inganno del protagonista, l'inganno di ciò che ti aspetti, l'inganno del fatto che lui continua a farti fare delle cose che poi si rivelano inutili o diverse da quelle che ti volevi aspettare, l'inganno del fatto che tutto ciò su cui è concentrata la narrativa, almeno all'inizio o almeno su quello su cui tu pensi sia concentrata la narrativa, è falso. Le tematiche del gioco non sono quelle che credi tu, ciò che nel gioco viene inserito è sbagliato. È tutta un'altra cosa. Persino la natura di Raiden, che sembra la cosa più blanda e più inutile della storia, è un falso. Perché persino Raiden stesso poi si scopre avere un background narrativo mostruosamente drammatico, che non c'entra un cazzo con come ti viene presentato il personaggio. Cioè, un personaggio che inizialmente doveva essere blando, doveva essere una roba da cui il giocatore era distaccato, in realtà ha delle origini brutali: è un cazzo di soldato bambino su cui sono state fatte delle cose orribili quando era piccolo. Paradossalmente, il personaggio di questo gioco, che non è più il continuo della grande, del grande filmone action, è uno degli eroi. Action cool background da eroe action più scontato cioè più scontato più uh, figo che ci possa essere più figo che ci possa essere è completamente folle cioè questo è Kojima che a un certo punto se ne sbatte il cazzo di qualunque aspettativa se ne sbatte il cazzo di qualunque idea da binario da filmone blockbuster e decide di fare Quel cazzo che vuole, tanto che Metal Gear Solid 2 a un certo punto non è più una narrazione legata alla grande avventura di Solid Snake e al grande background narrativo di Metal Gear Solid. No, diventa una critica sociale postmoderna con tanto di ripresa e rielaborazione delle teorie di Dawkins sull'informazione. Cazzo! <ride> cioè, non so se avete capito cosa vi ho appena detto. Cioè... Non è più un videogioco con la storia, col cattivone, dove tu devi salvare il mondo e poi c'è anche la tematica filosofica di fondo, dove tu comunque vai a calcolare la natura della guerra, la natura dell'essere umano nella guerra, la, uh, il deterrente nucleare e tutto quanto. No, diventa una cazzo di critica alla società moderna e alle forme di comunicazione della società moderna, alla percezione della realtà. È un commentary sulla gestione dell'informazione e sulle conseguenze della gestione dell'informazione nel mondo moderno. È un commentary sul futuro della rete e quello che può fare alla popolazione, alla storia di una popolazione, all'eventuale crescita culturale di una popolazione. Eppure è al contempo un cazzo di videogioco. Con dentro le tipiche cose matte di Kojima, perché? Perché lui fa convivere questo commentary di sottofondo con un videogame che alla fine ti ripropone le strutture che un fan si aspetterebbe. E sta qui la genialata! A livello narrativo. Lui ti spinge a fare cose che tu sei convinto siano quelle di un Metal Gear. Tanto che tutta l'avventura di Raiden va a riproporre delle scene che, mi... che sono fondamentalmente un parallelo delle scene del primo Metal Gear Solid. Al contempo, però, tu stai facendo tutto questo per nulla perché è tutto un inganno. E il senso di tutto questo non è il fatto che sia tutta una simulazione. Perché alla fine del gioco, scusate per gli spoiler, ragazzi, ma secondo me Metal Gear Solid 2 non è spiegabile se non spoileri le cose, perché la trama è troppo malata. Alla fine del gioco tu credi di essere in una simulazione pensata per fare in modo di riprodurre Solid Snake. In forma di Raiden, con un'avventura che mima quella del primo Metal Gear Solid in forma differente, quando in realtà è una cosa completamente diversa. E scopri che alla fine i cazzo di Patriot volevano controllare col progetto S3 l'informazione globale proprio per via di quella roba che vi dicevo prima sulle teorie di Dawkins e sugli effetti negativi che l'utilizzo attuale dell'informazione della rete possono provocare alla. Esatto, i memes, alla cultura generale e alla risposta storica di una popolazione. Cioè il fatto che in un mondo dove tutte le informazioni sono fruibili da tutti, queste informazioni si riempiono di junk information, informazione spazzatura, che a un certo punto arriva ad avere una massa critica tale da essere indistinguibile dalle informazioni importanti. E quindi i patriot vogliono controllare l'informazione per controllare la popolazione. Porco cazzo. E tu pensavi di dover salvare il mondo da un'altra un crisi nucleare? Non c'entra un cazzo. È tutta un'altra roba. È tutta un'altra roba. E tra l'altro è un commentary che non si basa su teorie di Kojima. Anche se comunque è rielaborato, riadattato. Ma è spaventosamente attuale. È spaventosamente attuale. È. Follia. È follia. Ed era pericolosissimo. Pericolosissimo. Perché una roba del genere. L'80% di quelli che l'hanno giocato sto cazzo di gioco, e lo ammetto chiaramente, io compreso, non ci abbiamo capito un cazzo. Ma perché quando lo abbiamo giocato? Perché quando lo abbiamo giocato? Nessuno lo ha approcciato così, nessuno lo ha approcciato con una volontà di analisi, lo abbiamo tutti giocato superficialmente, perché questo era quello a cui eravamo preparati, perché questo era quello che ci aspettavamo da questo prodotto, perché questo era quello che volevamo da questo prodotto. E sono volati nove, e sono volati dieci, e sapete perché sono volati? Perché la gente l'ha analizzato già sul momento, no. Per la superficiale struttura da gioco alla Metal Gear Solid. Che Metal Gear Solid 2 ti proponeva. Perché Metal Gear Solid 2, in mezzo a tutte queste mattiadi, ti proponeva comunque il gioco. Ti faceva girare in circolo. Ti, ti offriva delle boss fight assurde, tipo quella con Fatman, che poi ti costringeva ad andare in giro a congelare delle bombe. Che poi si rivelavano servisse a un cazzo. Ma va bene così. E poi quella contro Vamp, e poi quella contro Fortune in cui in realtà dovevi schivare e basta. Perché non potevi fare un cazzo. Tu lo giocavi, ti sentivi comunque parte di un nuovo Metal Gear Solid, apprezzavi le novità al, al, alle meccaniche e al comparto tecnico, e di tutto quello sotto non te ne fregava un cazzo. Da bambino ti rimaneva più impresso il fatto che alla fine del gioco. Tutto andasse in vacca, a Raiden gli davano una spada ninja e tu andavi in giro a tagliare il culo a 200 stronzi fino alla battaglia finale con Solidus Snake. Di tutto quello che c'era sotto, la maggior parte ti diceva, boh non ci ho capito un cazzo. Vi rendete conto di che razza di esperimento folle? Non era Metal Gear Solid 2. Cioè è una roba che fa per certi versi filosoficamente una cosa molto simile a quello che faceva Nier. Cioè è in tutta, è in tutta questa volontà di trasmettervi certe tematiche, di spiegarvi certe cose, di farvi capire che state giocando a un, video, a un videogioco, ma che il videogioco può trasmettervi anche dei messaggi molto diversi da quelli a cui siete abituati e da quelli che, siete impara che avete imparato ad aspettarvi dal medium. E cioè, cioè, è, un, è un gioco pensato per fare questa cosa qua, per darvi questi messaggi qua, che arriva a sacrificare la sua struttura e a tratti il suo gameplay per farvi capire questa cosa all'interno di una serie che per Konami in quell'era era il suo principale blockbuster. È un'assurdità. È una follia. È una roba completamente inaspettata. E questo non vuol dire che sia una roba completamente priva di problemi, perché come vi ho detto, ragazzi, eh, arrivando a sfottere la sua struttura, a eh, limitare per certi versi eh, la tua libertà, a farti girare in circolo, a strutturare la mappa in un certo modo, a gestire quello che sono le meccaniche in un certo modo, il titolo arriva anche in parte a rovinare. Quello che è l'esperienza ludica del giocatore. Tanto che infatti poi Kojima. Eh, Mentre il Solid 2 pare che l'avesse congegnato per essere una conclusione della saga, per essere un po' quel messaggio che ti diceva, ragazzi. La narrativa nei videogiochi io la posso portare avanti solo fino a un certo punto. La narrativa nei videogiochi dipende dalla vostra interattività e dalle vostre scelte e la vostra esperienza col primo Metal Gear Solid 1 non è necessariamente quella che ho avuto io o quella che hanno avuto gli altri. E in Metal Gear Solid 2 io voglio che siate voi a capire che cazzo sta succedendo e voi a ragionare sulla storia, non l'autore che vi dice che cazzo sta succedendo. E quindi quello che è la narrativa di fondo di tutta la serie Metal Gear Solid non è più importante. È importante la mia dimostrazione, è importante il mio messaggio, è importante la mia follia. Questo è significativo, oh no. grazie per l'iscrizione Merolone007, ma nel complesso va a intaccare la natura del gioco. E lo stesso Kojima a un certo punto ha ceduto. Lo stesso Kojima a un certo punto l'importanza di questo messaggio l'ha un po' mandata a fanculo. Perché poi con Metal Gear Solid 3, che ad oggi è considerato ancora il suo più grande capolavoro, perché in realtà è il gioco che più di ogni altro nella serie riesce a fondere l'aspetto ludico con quello narrativo alla Kojima, è un prequel e quindi può prendersi altre libertà e continuare su un'altra strada. E Metal Gear Solid 4 invece manda a fanculo tutto questo messaggio. È letteralmente l'opposto di questo gioco. È letteralmente una chiusura a ragno che dà un senso a tutto quello che succede in Metal Gear Solid 2, ma arriva ad annullare certe incongruenze per la semplice volontà di riportare tutto a una struttura che poi torna ad essere quella della grande serie Action. Nonostante vengano mantenute un sacco di tematiche avanzatissime, un sacco di idee folli, un sacco di eh, discussioni assolutamente incredibili e terrificanti su un sacco di tematiche pesantissime, Metal Gear Solid 4 annulla Metal Gear Solid 2. Tanto che io, Metal Gear Solid 4, l'ho quasi sempre interpretato come un messaggio di Kojima ai giocatori che diceva: Voi non ci avete capito un cazzo, e allora vi do quello che volete, il filmone. È da un certo punto di vista un grosso peccato. È da un certo punto di vista un grosso peccato, perché Metal Gear Solid 2 era un brillante esperimento. E io trovo anche incredibile il modo in cui Kojima sia riuscito per certi versi a dare un senso a tutto, a ricollegare tutto quello che ha fatto con Metal Gear Solid 2 e a portarlo a chiusura a Metal Gear Solid 4 in modo differente dalla chiusura che voleva in Metal Gear Solid 2. Però come ho detto, Metal Gear Solid 2, in questa sua incredibile genialità, è un esperimento pericolosissimo e non è un esperimento che riesce al 100%. Perché, come detto, nella sua volontà di essere comunque anche un po' fanservice, nella sua volontà comunque di riproporre le strutture del gioco vero e proprio, nella sua volontà comunque di offrirti un titolo che solo superficialmente è quello che ti aspetti, ma poi solo il sottofondo ti trasmette questo messaggio, ma esplode, fa esplodere questo Messaggio solo nella fase finale, e quindi per tutta la fase centrale ti fa girare in tondo a non capire un cazzo. Fa un errore di fondo. Cioè, ti risulta meno godibile complessivamente di un gioco come il 3 e meno seguibile, paradossalmente, di un gioco che obiettivamente è un filmone come il 4. Metal Gear Solid 2 è senza dubbio un titolo straordinario, ma è anche un titolo che ha ovviamente dei difetti. È un titolo che ha. Ovviamente delle mancanze che passano un po' in secondo piano, però, passano un po' in secondo piano, proprio per questo coraggio incredibile che Kojima ha dimostrato. Uh, e Kojima lo si può amare o odiare, uh, è un autore estremamente difficile, è un autore che tende ad essere estremamente prolisso ed è un autore che tende anche a credersela parecchio, però è un genio. Però è uno che è folle davvero e che ha davvero le palle di fare una roba del genere. Perché ragazzi, cioè, quanti sono disposti a fare uno stunt di marketing come quello di Raiden solo per far partire tutto il messaggio su cui poi il gioco va a basarsi? No, cioè pochi, pochi sono in grado di farlo. Pochi sono in grado di farlo. Ricordatevi, ragazzi, che le medie delle pregenzioni sono molto più basse del normale. Sono molto, molto più basse del normale. E questo titolo, pur col suo incredibile coraggio, viene, come detto, un po' tradito poi dal, dai successivi Metal Gear Solid. E come detto, sul momento. Uh, proprio per la sua natura duale risulta, nonostante l'incredibile messaggio di fondo, uh, meno efficace a trasmettere questo messaggio di quanto avrebbe potuto essere proprio per la strutturazione che gli viene data questo non vuol dire che sia un brutto gioco io Metal Gear Solid 2 ai tempi l'ho giocato l'ho amato, me lo sono spolpato e poi dopo averlo rigiocato sette volte ho anche iniziato a capirlo perché ci voleva veramente quel numero di replay lì secondo me per iniziare a capirci qualcosa io non ritengo che sia un capolavoro totale e assoluto da nove e mezzo e ritengo che proprio strutturalmente abbia delle problematiche abbastanza pesantucce nel complesso che non gli permettano di aspirare neanche a quella assurda eccellenza per le pregenzioni del nove, ma non ritengo neanche che non possa essere premiata la sua genialità di fondo. È un esperimento, un esperimento pazzo, è un esperimento che funziona al, al 70-80%, è pionieristico da, da, davvero in modo incredibile ed è straordinario in, moltiss in moltissimi aspetti. Per me è un gioco che si merita il voto di alcuni dei migliori titoli di, questo, di questa generazione. 8,5, 8,5 pieno. Il famoso 8 e mezzo delle pregenzioni, che è un voto che hanno preso solo alcuni dei giochi migliori in assoluto, ma con dei difetti. Giochi tra i più eccezionali in assoluto, giochi come God of War, ma con dei difetti. Con dei difetti più o meno marcati. Ed è, stata, eh, è stato difficile decidere tra l'8 e mezzo e il 9, devo dire la verità. Ma eh, ritengo che eh, non sia nella serie Metal Gear questo il gioco che arriva al 9 o al 9 e mezzo. Ritengo che l'1 e il 3, nella loro consapevolezza di essere videogiochi e di voler offrire l'esperienza ludica assieme alla grande narrativa, funzionino paradossalmente meglio di Metal Gear Solid 2. Nonostante Metal Gear Solid 2 abbia molte più palle di loro. Rimane un titolo eccezionale, ragazzi. Rimane un titolo che secondo me è storia del videogioco e va assolutamente giocato. E eh, ripeto... È un titolo estremamente divisivo perché eh, potete parlare con un sacco di gente e un sacco di gente vi dirà che secondo loro è il Metal Gear Solid più di merda. E questa gente, questo Metal Gear Solid qua, non l'ha capito, ma non ci ha nemmeno provato. Non ha nemmeno tentato di analizzarlo. Eh, non ha nemmeno tentato di capire cosa questo gioco potesse trasmettere, quale fosse il suo messaggio, quale fosse la sua volontà. E un po' lo capisco. Preso superficialmente Metal Gear Solid 2 non è nulla di speciale. Quando vai a fondo, però... È un prodotto allucinante. Ecco, questa è l'altra cosa: il ninja. Anche il ninja è un inganno in questo Metal Gear Solid: un inganno completo. E anche quello è un parallelismo al primo Metal Gear Solid. Ma comunque, vabbè, una delle tante cose. Ripeto, non voglio farvi altri spoiler della storia. Uh, Metal Gear Solid 4 non ha fatto gare solo a Telong Sky. È un gioco molto discusso a sua volta perché ha delle altre problematiche. Ripeto, uh, io l'ho visto un po' quasi come un vaffanculo di Kojima a quelli che non hanno voluto accettare ciò che il 2 era. Uh, tanti si sono lamentati del secondo capitolo. Alcune lamentele sono sensate. Però nel complesso, il 2 è un gioco geniale, ragazzi. È un gioco assolutamente geniale, è un gioco che fa delle cose completamente folli ed è secondo me il gioco più kojimiano di tutti, perché è proprio il gioco in cui vedi che la testa di kojima ha fatto... Boom, e non gliene è fregato più un cazzo. E allora è andato dritto e proprio ha fatto... Ha detto, faccio quel cazzo che voglio, non mi fermerete mai, poteri forti di merda. Se! E è diventato proprio Kojima, come lo conosciamo oggi. Ed è comunque bello vedere che parzialmente, comunque un pochino, ha, fal ha fallito. Però è il, il fatto è che nel grosso ce l'ha fatta comunque, perché rimane un commentary incredibile, mentre verso solo due. Quindi, ripeto, per quanto mi riguarda, titolo straordinario. Comunque, da giocare. Assolutamente, completamente folle, pur con le sue mancanze. Uh, il problema è che, uh, appunto, un gioco del genere meriterebbe una discussione molto più lunga di quella che ho fatto, ragazzi. Io oggi sono stato praticamente una mezz'oretta su Anthem, una ventina di minuti su The Premonition e una quarantina di minuti su questo. Uh, si parla di. Un gioco per cui una mezz'ora non basta. Si parla di un gioco che andrebbe analizzato pezzo per pezzo, che andrebbe analizzato a capitoli, che andrebbe analizzato momento dopo momento per farvi vedere esattamente cosa cazzo Kojima ha fatto e perché e a cosa è arrivato. E non è una cosa che ovviamente puoi fare in una pregenzione. Io, nel tempo che mi è concesso, con la superficialità che può avere questa, questa analisi, ho cercato di fare del mio meglio, ragazzi. E non è un titolo... Uh, che io possa recensire veramente nel profondo in mezz'ora, un'ora o due ore io ritengo che sarebbe un, che, che, quest, che una roba come Metal Gear Solid 2 meriterebbe di essere studiata se non altro a livello di design dei videogiochi, andrebbe studiata all'università uh, ma buona parte della roba che ha fatto Kojima, indipendentemente dal fatto che uno possa piacere, eh, piacere oppure no Uh, è bello il fatto che sia un titolo estremamente sperimentale che in alcune cose non riesce ma che in molte altre fa cose folli. E uh, ripeto, io gli ho voluto molto molto bene e ritengo appunto che sia uno dei titoli più meritevoli in assoluto in circolazione. Uh, a me così mi piace. A me così mi piace. E con la, la quando fai una serie come quella di Metal Gear Solid uh, non puoi non piacere a uno che gioca da tanto tanto tempo. Perché la serie di Metal Gear Solid è un'eccellenza nel complesso. La serie Metal Gear Solid è una serie che al suo interno ha un quantitativo di capolavori mostruoso. E quando fai una serie così, non ti, si può, non ti può dire più un cazzo nessuno, detto terra terra. Che poi è anche il motivo per cui tutti stiamo aspettando Death Stranding: perché quando c'hai una testa così, e sei disposto a fare delle cose così, e sei disposto a rischiare fino a un livello a cui ha rappresentato un rischio Metal Gear Solid 2, se ti lasciano carta bianca e soldi infiniti, chissà cosa cazzo puoi combinare. E Death Stranding potenzialmente potrebbe essere una cosa epocale. Però Kojima è matto. Kojima è tutto matto. Lo ben so, ragazzi. Cioè, ve lo ricordate l'aneddoto dei, dei Noodles? Uh, grazie per il follow, Cameron Rider. Ve lo ricordate l'aneddoto dei, dei Noodles? Cioè, Kojima non è uno di quelli che finge di essere matto. Kojima è matto, vero? E quindi è un terno all'otto con lui. Uno che ha tutta, tutto quel cervello. E tutta quella stranezza può farti il capolavoro della vita o può farti la cazzata dell'esistenza. Finora ha fatto quasi sempre i capolavori della vita con alti e bassi. E secondo me comunque vale la pena aspettarlo su Dead Stranding. Soprattutto se uno la serie Nedalgar Solid l'ha giocata e se l'ha studiata. Tra l'altro, come al solito, ho scelto un gameplay della Madonna. Con uno che si è fatto ammazzare. Va bene. Bravo Luigi Bravo Ligi. Comunque, vabbè, eh, con questa morte di Raiden possiamo tornare al, alla, alla schermata del chiacchiere e va bene così, ragazzi. Eh, L'ho già raccontata quella dei noodles. Ma eh... oh no! no. Comunque, comunque, uh, ba, 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 ba. Ah, grazie mille, Noctis, per l'iscrizione e grazie mille, SolaSlido per l'iscrizione. <coughs> Molto lavoro a entrambi, ragazzi. Ricordatevi di iscrivervi se non vi siete iscritti. Bene, io direi che con oggi, con le mie analisi, ho finito anche perché è un'ora e mezza che sto parlando. Uh, spero le abbiate apprezzate. Spero di averle fatte recentemente. Uh, come al solito, ragazzi, sono mie, sono motivate, sono argomentate e c'è un motivo se do le valutazioni che do e faccio le analisi che faccio. Uh, come sempre. Apprezzo ovviamente la discussione, non sono disposto a cambiarle, so, è roba a cui che ormai ho ragionato fin troppo a lungo, quindi non ho grandi problematiche. Certo, nel caso di Anthem, nel caso se arrivino dei miglioramenti, la valutazione può cambiare, nel caso di roba come Metal Gear Solid 2 e Del Premonition, la mia valutazione rimane questa. Ehm... Comunque, comunque... Come sempre, amore a tutti quanti, grazie per avermi seguito così numerosi, grazie per il follow-cipo, eh, come sempre vi si vuole un bene, un bene infinito. Eh, vi ringrazio perché siete sempre così numerosi durante le pregenzioni che vuol dire che probabilmente vi interessa cosa questo barbuto col cappello dice dei giochi e non eh, io spero comunque mm -hmm. di fare un servizio grazie per l'iscrizione alla tripa, tripa 80 perché magari eh, molti da Triple Munition neanche lo conoscevano e magari molti eh, Metal Gear Solid 2 non lo avevano eh, visto da questo punto di vista qua eh, ma comunque come sempre vi si vuole un bene infinito domani eh, pomeriggio farò un live di qualcosa non ho ancora deciso cosa non so se porterò avanti dei videoclip 5 in live anche perché adesso comunque lo sta già seguendo molta meno gente, ma sicuramente ad aprile lo si ricomincia perché arriva il Bloody Palace e non vedo l'ora. Cazzo, e c'è anche la cooperativa, secondo me. Uh, un giorno dovrei fare la, pre la pregenzione di te stesso. 10 gol, <ride> <Manico molto. ride> assolutamente sì. Comunque, molto amore a tutti quanti. Ci vediamo al prossimo live. Grazie come sempre del supporto, delle iscrizioni, delle donazioni che stasera sono state veramente troppo alte. Grazie infinite a tutti quanti. Vi si vuole. Un benone dell'anima. E ci vediamo al prossimo live. Buonanotte a tutti quanti, ragazzi. Ciao ciao. ciao ciao. Ciao ciao. ciao. Mi sa che ho ancora la chiusa di multiplayer, vero? Mi sa che ho ancora la cazzo di chiusa di multiplayer. Forse no. No, non ce l'ho più. <ride> Molto bene. Ciao a tutti.